Quattro rapine ed un tentativo fallito in appena 12 ore. È questo il tragico bilancio del mercoledì nero a Cerignola, dove ad entrare nel mirino della criminalità sono state attività commerciali, venditori ambulanti e autotrasportatori. Dapprima una tentata rapina ad un'autocisterna sulla strada statale 16, fallita grazie ai nervi saldi del conducente che non si è fatto intimorire e ha proseguito la corsa. Poi una serie di colpi messi a segno nella stazione di servizio Torre Alemanna, sulla A16, in un rivenditore di auto che ha visto svanire la sua Porsche da 50.000 euro, oppure ai danni di un mercatale che di ritorno da Rocchetta Sant'Antonio è stato atteso all'uscita dell'autostrada. Infine, in serata, l'ennesima rapina alla farmacia Strafile nel pieno centro della città, la seconda in meno di 24 ore. Abbiamo avuto tre rapine nel giro di 8 giorni ed è molto, molto, molto pesante, anche a livello psicologico. Fortunatamente non ci è successo nulla a livello fisico, però siamo molto, molto scosse. Lavorare così è iniziato a diventare pesante. Si sente tutelata dallo Stato? E fino a un certo punto. Probabilmente sul territorio ci vorrebbe un po' più di controllo. Cosa l'hanno detto i ladri quando sono entrati l'ultima volta? Si sono lamentati dei pochi soldi che c'erano nella cassa. Ecco perché secondo me poi ieri sera sono ritornati e ci hanno riprovato. Penso che lo Stato debba difenderci.